Recensione velocissima, l'ho appena presa, di questa mini accetta della ditta Virginia. L'ho presa dove ho preso lo zaino, quello di prima. Che dire, leggerissima, è proprio, io non l'ho pesata, ma è una cosa che non si sente. Direi che quasi, cioè il peso è tutto in pratica la lama, perché il manico invece è di plastica completamente. Ovviamente buttare giù una pianta no, però per tagliare piccoli pezzi di legna, per sgrossare qualcosa, direi che può andare bene. Qui possiamo vedere che è dotata, cioè la lama passa oltre il manico, quindi sporge un po'. Questo può andare bene per picchiare qua sopra con un altro pezzo di legna per romperne un altro. Cioè, allora, ho il mio ceppo, pianto questa, qui sopra posso picchiare con un altro pezzo di legna per far scendere la lama. Sinceramente non insomma, ripeto, il manico è di plastica, spaccare grossi pezzi di legna non credo, però cose di questo genere qua, e poi dato il peso, ripeto, non so se sarà 100 grammi, 150 grammi, una cosa del genere, però abbiamo comunque a disposizione un'accetta, quindi se devo tagliare un piccolo tronco e un ramo, qualche cosa, col coltello farei un po' fatica ovviamente, certo posso portarmi dietro il segaccio, ecco. Questo diciamo che è un buon compromesso, campeggio, la grigliata, non so, quello che si vuole. Mi sembra ben fatta, la lama è di acciaio inox, adesso la provo un secondo, poi vediamo. Qua è dotata di questi due tagli, non so se si possono vedere, che sono utili per fare un lavoro di questo genere, cioè prendere un legno, un tronco, qualche cosa, quindi afferrare. Ora vediamo un attimo. Come si può vedere, beh, a parte che è nuova. Ovviamente tagliare taglia, per carità. Era un legnettino piccolo, fa il suo dovere, se non deve fare una punta praticamente l'affilatura è buona e si potrebbe usare quasi con un coltello, anche così. Come si può vedere, funziona. Prima ho provato un attimo la metà. Stuccino piccolo, bisogna comunque sempre trovare il punto dove il bastone appoggia bene per poter fare in modo che non rimbalzi quando lo si colpisce, quindi deve essere appoggiato a terra, possibilmente su un altro pezzo di legno, di modo che praticamente non si colpisca la terra e non si rovini la lama.
lei onesta, fa il suo lavoro, e il costo credo di averla pagata 17 euro, ecco, quindi ha anche la sua custodia, quindi niente di che, per carità. Comunque è venduta con la sua custodia. Ecco, questo è tutto. Mini accetta, Virginia, la marca. L'ho presa sempre in questo negozio qui vicino a Rho. È venduta anche sul sito internet. È tutto. Grazie. Ciao.